in tribuna si rivede Gaucci. L'avvio è contratto. Inutilmente Diawara tenta di ravvivarlo. E noia fino al quarto d'ora. Poi il tiro di Sommese. Eccolo, Mazzantini è in traiettoria. Minuto 22, la punizione di Rapaic, area affollata, Amoruso va su e di testa batte Bucci, 1-0. Il Perugia è in vantaggio ed è una rete che sta di liberazione anche per la panchina umbra. E noi rivediamo il cross di Rapaic e l'inserimento di Amoruso che precede Diawara per il suo ottavo gol stagionale. Tre assenze per squalifica frenano e non poco il Torino. Qui l'idea di Diawara, la seguiamo, non trova compagni in grado di concretizzarla. Alla mezz'ora il guizzo di Sommese, esposto in recupero affannato e lo ferma con le brutte. I Granata ne chiedono l'espulsione, ma l'arbitro De Santis, reduce dal debutto internazionale e appena diventato papà, giudica correttamente la non chiara occasione da rete e decide per l'ammonizione. Le immagini ci conducono adesso al quarto d'ora di una ripresa apatica e non migliorata dagli ingressi di Ilario e Scarlato. Bucci su Alenici. Il Torino è più disperato che convinto, Silenzi si dà un grande affare e confeziona un assist per Ilic, che però spreca così. Al Perugia si offrono ampi spazi, Alenicev prova a sfruttarli. Alla mezz'ora va alla cross, Amoruso lascia scorrere Tedesco in acrobazia e goffo. Copione assai simile subito dopo, questa volta Alenicev vede l'arrivo di Bisoli e lo serve, il tiro è da dimenticare. I pericoli vissuti non suggeriscono cautele al Torino. Gli umbri giocano sull'asse Bisoli-Amoruso. Il lancio è per Esposito, nuovo scatto a perdifiato. E poi il diagonale, Bucci è strepitoso nel rifugiarsi in corner. Nel finale Scarlato decide di fare tutto da solo. Ci prova da lontano, Mazzantini neutralizza come può. In pieno recupero Amoruso crea una opportunità per Melli. Conclusione, la vediamo, violenta ma imprecisa, l'1-0 non cambierà più. E Gaucci può gioire a modo suo, anche se poi darà giudizi molto severi sulla prova del Perugia. Gli umbri hanno costruito la loro prima vittoria interna del 2000 sulla volontà. Al di là di Alenicev la squadra non brilla per tecnica, eppure Mazzone la sta pilotando verso una salvezza tranquilla. Per il Torino la terza sconfitta consecutiva assume i contorni dell'incubo. Adesso sono 4 i punti di distacco dal quintultimo posto, ma più che i numeri è il gioco a restringere gli orizzonti dei Granata. Dal Curi è tutto, restituisco.